Mister, un'analisi della partita. È una partita difficile, difficilissima nel primo tempo, perché siamo partiti troppo timorosi, dovendo cambiare disposizione in campo con i cinque difensori, visti i problemi con i giovani, e abbiamo subito praticamente tutto il primo tempo il telgate. Siamo stati anche fortunati su pali fantoni, che la palla è venuta fuori. Poi il secondo tempo abbiamo preso il gol, perché ancora abbiamo fatto tre sbagli in uscita. Però lì la squadra si è sbloccata, siamo ripassati con la difesa a 4 e abbiamo trovato meritatamente il pari su un rigore clamoroso non dato dall'arbitro, e poi sulla susseguente punizione siamo riusciti a pareggiare. Risultato in 0-0 anche grazie agli interventi di Gavelli, che ha tenuto comunque. Sì, sì, ha tenuto botta, la squadra in quel momento lì ha sofferto parecchio, perché avevamo pochissima personalità e lasciavamo l'iniziativa in tutto il Gate, che sicuramente è una squadra che potenzialmente è superiore a noi. Noi siamo stati bravi a tenere botta, e poi una volta preso la rete dello svantaggio lì ci siamo sbloccati, e anzi abbiamo avuto le occasioni forse migliori noi nel secondo tempo, però devo fare un plauso, perché i ragazzi sono stati veramente eccezionali oggi. Forse dopo il pareggio magari speravate anche del colpaccio del... Ma si poteva anche pensare, perché sull'ultima azione, quella di Festoni, dove è andato a rimpallare il rinvio di Gherardi, che la palla ha preso il palo, è venuta fuori, e si poteva stare, però forse non sarebbe stato eccessivo nei confronti del Telgate. Si pensa più alla salvezza o ai play-off? Ripeto, prima facciamo i punti per la salvezza, poi dopo pensiamo al resto.